importante ed è un progetto di riqualificazione del territorio. È stata scelta Fiumicino per farlo per le sue caratteristiche uniche, quindi un posto di mare, una costa lunghissima, il porto, l'aeroporto, e quindi è una realtà molto interessante per me. È un po' in qualche modo una gemma nascosta, secondo me, dei dintorni di Roma. E come si sa, in tutti i territori più piccoli è anche più semplice organizzare le cose, anche se qui ci sono state varie difficoltà. Però l'idea, appunto, che poi è stata approvata sia dal comune che da ATER, è quella di rivalutare queste facciate, questo spazio, quindi abitazioni popolari, rendendole forse un posto migliore, attenzionandole in modo tale che nel tempo possano avere più voce in capitolo nelle trattative anche con i proprietari di casa, che appunto è ATER. E questa cosa sicuramente gioverà a tutti. E infatti mi è dispiaciuto molto quando le persone, non avendo capito il progetto, si erano messe come dire, a picchettare, come si dice, a fare un picchetto all'entrata. Poi invece è andato tutto bene, tutto si è Poi è andato risolto, vi tutto siete chiariti, bene. adesso siete qui. Anche perché c'erano una serie di attività già pianificate, di cui loro non erano a conoscenza perché non erano venute, queste 4-5 persone non erano venute all'appuntamento che avevamo organizzato la domenica, e quindi non avevano sentito nulla di quello che era stato spiegato sul progetto, quindi loro non avevano idea, pensavano fosse fatta con soldi pubblici, pensavano un sacco di cose. Invece i fondi? I fondi sono offerte di una raccolta fondi per il progetto che stanno avvenendo su due piattaforme. Una è Tinaba, un'app online, e l'altra è, non me lo ricordo, però insomma un'altra cosa di crowdfunding. Non me ne occupo io delle piattaforme. Ok, quindi un crowdfunding di fondi di Cioè, donazione. chi dona 5 euro, chi dona 10 euro. Tutto questo è stato fatto grazie anche a Marcello, che era il mio compagno di banco al liceo. E lui proprio mi aveva contattato per dire: io vorrei fare un qualcosa per riqualificare, per donare anche, perché parte dei soldi li mette anche lui personalmente con la sua azienda. E quindi mi ha detto: cosa possiamo fare? Ho detto: facciamo un festival di arte urbana, e questi poi si vedranno i risultati.